San Bartolo Longo. Convertitosi alla fede dopo una vita dissoluta, ha legato il proprio nome alla fondazione del santuario della Madonna di Pompei. Dedicò la sua vita agli altri, insegnando e pregando, lottando e battendosi contro le istituzioni per ottenere strade e fognature. Fece esporre un'immagine della Madonna del Rosario nella chiesa parrocchiale e poco dopo la Madonna iniziò ad elargire miracoli. Per l'esigenza di erigere una chiesa più capiente, intraprese la fondazione e pose la prima pietra del santuario, completato poi nel 1887. Nel 1893 fece dono a Leone XIII della proprietà del santuario e di tutte le opere pompeiane. Morì il 5 ottobre 1926. Il suo corpo è custodito ai piedi dell'immagine da lui profondamente venerata.